Fuochi un convegno per parlare di export. Qual è la situazione delle aziende campane? Il problema delle aziende campane è il problema in generale delle aziende italiane, che è la difficoltà di accedere ai mercati esteri. È una difficoltà che purtroppo è congenita nel nostro sistema che è composto per la maggior parte da piccole e medie aziende che spesso non hanno la capacità di affrontare i mercati importanti a livello internazionale. Quali difficoltà incontrano? Le difficoltà sono difficoltà di conoscenza dei mercati, tipo di approccio, la scarsa propensione a affrontare questi mercati in maniera aggregata, quindi le nostre aziende tengono ad andare da sole, e l'assenza di una politica industriale sull'internazionalizzazione da parte delle istituzioni e del governo in particolare. Qual è la ricetta per un export giusto? La ricetta è quella innanzitutto di non affrontare i mercati esteri senza avere una conoscenza delle tipologie del mercato, del paese e così via. Poi, quello che dicevo prima, cercare di affrontarlo in maniera aggregata, cercando di creare delle filiere anche tra aziende con caratteristiche simili e quindi potersi muovere in maniera organizzata e strutturata. Dottor Ambrosini, si parla di export, ma quali sono le difficoltà che incontrano le aziende in questo momento? Guardi, è un problema comune delle aziende, indubbiamente l'export è un problema importante, non è il solo purtroppo, è un momento difficile, è un problema di grande difficoltà per l'accesso al credito, è un grande problema anche quello dei costi eccessivi dell'energia. Oggi stiamo girando il paese per cercare di capire realmente quali sono le problematiche che affronta il vero tessuto produttivo dell'economia italiana, che è quello appunto delle aziende che noi rappresentiamo, superiamo il 95% dell'economia italiana, è data proprio dalle piccole e medie industrie private. E si parte da eventi importanti, quale quello organizzato dalla Confapi di Avellino, nello specifico sull'export, per cercare di dare risultati concreti, ascoltare la voce di coloro che quotidianamente vivono e soffrono le problematiche del mondo del lavoro. Ascoltandoli noi abbiamo un compito molto importante, un dovere, che è quello di far sì che la loro voce possa essere amplificata per il tramite appunto della Confederazione Nazionale e arrivare nei tavoli dove si possano ascoltare e insieme trovare le soluzioni adeguate. Ecco, quali sono i consigli che voi vi sentite di dare alle istituzioni per correre in aiuto delle aziende? È un consiglio chiaro, ascoltare. Abbiamo un governo in cui si pensa, anzi, gli ultimi atteggiamenti del governo fanno capire che ci sia da parte loro un'idea che si possa tranquillamente fare a meno dei corpi intermedi nel nostro paese. Questo è un errore. Il corpo intermedio è quello che quotidianamente sente le problematiche, il corpo intermedio è quello che quotidianamente si fa carico delle difficoltà ed è quello che può realmente suggerire, non in maniera astratta, in maniera accademica, ma in maniera concreta, quali vie intraprendere per dei risultati positivi, per rilanciare l'economia. Vi porto un altro dato importante sull'accesso al credito che dicevamo prima. Anche lì, in un momento di difficoltà economiche, le banche sono sempre più restie a dare linee di credito per le imprese. Degli ultimi dati che io ho analizzato, circa il 95% dei finanziamenti concessi alle imprese purtroppo sono utilizzati per le spese correnti, parliamo di costi del personale, parliamo di tasse, solo il 5% è per l'innovazione e per lo sviluppo. Un paese che non investe in sviluppo, in innovazione, è un paese che è destinato a morire. Avvocato Martelli, qual è l'opportunità per le aziende in vista di Expo 2015? Sicuramente per le aziende italiane in vista dell'Expo 2015 ci sono numerosissime opportunità. Il 2015 è un trampolino di partenza per poi proiettarsi verso l'Expo 2020 che si terrà a Dubai. Dubai ha vinto l'Expo 2020 con una proclamazione di settembre di quest'anno e diventerà un parterre di sicuro interesse per le imprese italiane che diventeranno leader, secondo me, nel mercato di riferimento per il Middle East North Africa. Dubai sarà una vetrina eccezionale per le aziende italiane che potranno esportare la propria eccellenza. Più particolare per quelle campane?
più in particolare per quelle campane sicuramente andiamo sui settori del food and beverage, che sono le aziende di maggior riferimento per il territorio campano e di Irpino in modo particolare, dove avremo tutto ciò che ha a che fare con i prodotti caseari in modo particolare, che secondo me nel Middle East avranno un appeal di sicuro interesse.